Buongiorno agli amici di Ante, un buongiorno e un bentornato all'assessore di San Vito il Tronto alle Finanze, Andrea Traini, anche perché ogni tanto ci viene a trovare. Buongiorno a voi. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Grazie di aver accettato l'invito, anche perché spesso leggiamo, anche noi cerchiamo di stare sul pezzo per quelle che sono, diciamo, le problematiche, tutte quelle che sono le attività del Comune, però è giusto che anche tu rinfreschi un po' la memoria ai cittadini, perché sì, state sempre sul... diciamo sull'orlo, attenti a come vi muovete, perché ci sta chi vi controlla e spesso vi penalizza su quello che fate, però l'importante è andare avanti per la vostra strada, per quello che fate, per quello che veste il programma di Pasquino Piunti con i suoi assessori. Quindi dicci le ultime, visto che stiamo già in una primavera, quasi inizio estate. Sì, di news ce ne sono tante, anche perché l'attività, come giustamente dicevi, è un'attività che va avanti con delle inevitabili difficoltà che non riguarda sinceramente solo il Comune di San Vito il Tronto, certo, un po' tutti gli enti locali. Esatto. Noi il prossimo consiglio ce l'avremo sabato 12, dove si affronteranno alcune tematiche, tra cui una delle principali è quella del rendiconto di gestione dell'anno 2017. Ci sono tante situazioni che verranno luce in questo, certo, consiglio, certo, dove verranno analizzate, ma già sono state fatte, già analizzate in commissione bilancio, e quindi tutti potranno partecipare e vedere un attimino in che direzione stiamo andando, certo, ossia la direzione di massima trasparenza, razionalizzazione della spesa, che non vuol dire solo tagliare la spesa, ma razionalizzare significa spenderla meglio, saperla gestire. E comunque cercare di sanare, che è importante anche per stare più tranquilli e avere anche lungimiranza amministrativa, certo, quindi di continuità dei servizi, alcune cose pregresse, alcune situazioni pregresse. Questo è un lavoro che stiamo facendo come amministrazione, come settore gestione delle risorse e delle finanze, e ringrazio, tra l'altro approfitto anche di questa possibilità che mi dai, per ringraziare gli uffici che fanno un lavoro incredibile, perché non sembra, ma lavoro di squadra. Delle questioni, l'ufficio tributi, l'ufficio gestione delle risorse, la ragioneria, tutti veramente, certo, stanno, certo, facendo un lavoro enorme, e stiamo cercando chiaramente di portare avanti un programma che non era enorme fin dalle principi, però chiaramente garantire la continuità amministrativa, i servizi, non è una cosa scontata, certo, bisogna garantirli anche con una certa qualità, certo, certo. Quindi per questo motivo noi ci stiamo impegnando, e sabato, ripeto, ci sarà il rendiconto dell'anno 2017, ci saranno anche delle proposte alla luce dell'avanzo di amministrazione che si è generato a seguito di un discorso di residui attivi e passivi che non sto qui a dire per non tediare gli ascoltatori. Però è chiaro che c'è un lavoro grande, e sono contento, insomma, che possiamo un attimino definire alcune situazioni, certo, ad esempio con la CPL Concordia, con il nostro, con cui abbiamo in essere due contratti, e per i quali si era generato un gap fra, diciamo, con le utenze da dover gestire e pagare, e quindi questo ci permette un attimino di risanare alcune situazioni e poter guardare avanti e avere anche un piglio un po' più deciso nel, certo, momento in cui vengono risanate determinate, certo, situazioni. Quindi questa, poi tra le altre cose ci sono anche un piano degli investimenti che riguarderà l'illuminazione al Molo Sud, che riguarderà la sistemazione del campo Torrione al Paese, sì, Alto, sì, oppure definiremo alcuni interventi per gli alloggi dell'ERAP per 120.000 euro. Verranno fatti degli investimenti ulteriori nell'ambito del sociale, verranno sistemati ad esempio il centro primavera e anche il CEDISER per cercare di migliorare alcune situazioni. Insomma, ci sono tante iniziative sia di carattere sociale ma anche di carattere urbanistico, sì, che mirano a dare sempre un maggiore slancio e migliorare, certo, le tante, certo, situazioni. Certo, c'è tantissimo da fare, certo, questo, certo, è sotto gli, certo, occhi di tutti. Noi già nel bilancio di previsione approvato il 10 febbraio scorso abbiamo anche, tra l'altro, stanziato, o meglio, previsto l'accensione di un mutuo per gli asfalti. È di tutta evidenza, lo vediamo su tutte le strade, non è che ci nascondiamo dietro un dito. Stiamo sottoscrivendo un mutuo per 600.000 euro per gestire le principali difficoltà. Chiaro che per una città come San Vito del Tronto non bastano 600.000 euro, ce ne vorrebbero almeno 6 milioni. Certo. Però è chiaro che anche i mutui, così come le altre cose, sono soggette a dei vincoli di finanza pubblica, tali per cui un'esposizione debitoria o l'accensione, certo, dei mutui, certo, certo, è determinata anche dalla situazione contabile di cassa e quant'altro. Quindi è chiaro che quello potevamo fare e quello abbiamo fatto. Però siamo fiduciosi perché stiamo portando avanti già i programmi che erano già in essere, della verità, una parte almeno, dalla vecchia amministrazione, mi riferisco, per dire, al lungomare, lo stiamo portando avanti, speriamo di poter
entro fine mandato fare anche la parte che diciamo arriva fino a Las Vegas, quindi da tre lungomari che abbiamo attualmente averne due, quello di Porto d'Ascoli e quello nuovo di San Benito. Certo. Cerchiamo un attimino, anche il vice sindaco, che anche la delega ai lavori pubblici, si sta impegnando per reperire quelle risorse che permetterebbero magari di poter sviluppare questo progetto, certo, ulteriore. Certo. Penso che ci possiamo riuscire, perché abbiamo visto che il trend sulle monetizzazioni, o comunque sia sugli introiti degli oneri di urbanizzazione, stanno avendo un trend positivo, tale per cui non è detto che veramente non riusciamo a fare quello che noi vogliamo fare con tutto il cuore, insomma, finire il lungomare, almeno per la parte est. Dopodiché abbiamo fatto anche altri interventi, quindi stiamo portando avanti il discorso della pista ciclabile nella zona sud, gli interventi qui in via Valtiberina nella zona agraria per il discorso degli allagamenti, le pompe dovrebbero essere messe a dimora per fine giugno, inizio luglio, quindi magari quando ci saranno gli acquazzoni tipo quelli che ci sono stati potremmo risolvere un po' di problematiche. Io, tra l'altro, fra le varie tematiche che ho, oltre al discorso finanziario, ho anche l'ambiente. L'ambiente, proprio di recente, il 25 di aprile, abbiamo ritirato a Pescara la bandiera verde. Bandiera verde non abbiamo visto collegata al discorso Eco School, bensì collegato, che è un progetto di carattere ambientale che coinvolge le scuole, bensì ad un altro progetto, che è quello appunto delle spiagge a misura di bambino di famiglie, cioè, esatto, intese come spiagge attrezzate, spiagge facilmente fruibili, accessibili, servite. E grazie al professor Farnetani, che è stato, diciamo, il mentore un po' di questa istituzione, di questa bandiera, di concerto con gli altri pediatri italiani, hanno riconosciuto San Benedetto tra le varie località italiane che possono fregiarsi di questa bandiera. Chiaramente il turismo familiare è uno degli aspetti di turismo che noi non dobbiamo assolutamente tralasciare. Esatto. Anche perché è un po' il fiore all'occhiello di San Benedetto. Anche perché San Benedetto credo che sia stata la prima, o comunque una delle prime città a fregiarsi di questa bandiera. Questo l'ha riconosciuto il professor Farnetari a Montesilvano il 25 di aprile, quando sono andato sul pacco a ritirare, certo, facendogli i complimenti a San Benedetto, che da sempre prende questo vessillo, certo, sintomo che la nostra città in quella direzione ci sta andando da tempo ed è giusto mantenerla. Poi invece, per quanto riguarda la qualità delle acque, lunedì a Roma, il 7, il sindaco ha ritirato la bandiera blu, che anche quest'anno, insomma, potrà reggiare sì, diciamo, sulla nostra, diciamo, abbiamo rispettato il nostro, diciamo, territorio. Che non è nulla di nuovo, ma è un cammino che manteniamo, certo, e che non è scontato anche qui avere. No, ci sono città che non hanno più il vestito. Guarda caso, Gabicce non rientra più e abbiamo perso la terza posizione nazionale. Bravissimo, bravissimo. Vedo che sei informatissimo, giustamente, da buon giornalista. Ma il discorso qual è? È che non c'è nulla di scontato. Certo. Si pensa che una volta preso ce l'hai sempre. Non è così. Devi mantenere dei parametri importanti. Io quest'anno a Roma non sono potuto andare, andando il sindaco in persona. L'anno scorso ce ne sono stato e vedevo lì un po' le altre località, le altre città costiere, dove c'erano a volte delle novità, a volte delle assenze, certo. Invece San Benedetto, comunque, a parte forse una volta è successo che per sì, questioni varie, qualche anno fa, ma era una questione burocratico amministrativo, di fatto l'abbiamo sempre avuta, proprio perché, insomma, la nostra città su questo aspetto da sempre ci punta, e secondo me stiamo lavorando bene, sempre grazie anche non solo agli operatori turistici, ma anche alla gestione amministrativa, perché certo, poi lì c'è tutto un discorso anche burocratico amministrativo da dover, diciamo, prendere in considerazione. È un discorso a 360 gradi, dove assolutamente tutte, sì, tutte le istituzioni, amministrazione comunale compresa, devono stare sul pezzo. Cooperatore, amministratore, la direzione è comune. Sei stato abbastanza esauriente, come se ce l'avessi tutto, giustamente, il lavoro tuo è normale che ce l'hai tutto a mente, no? Perché mi è successo anche in altre circostanze, sono stato in televisione, che quando andavi a intervistare, io parlo assessori regionali, che c'era il foglietto che si scordavano, cioè io non è perché posso capire che c'è la mente corta, però se tu hai un settore e lo gestisci quotidianamente, che tu poi non ti ricordi, vuol dire che sto lavoro lo fai solo perché lasciamo perdere. Una domanda specifica, sì, ieri c'è stata una riunione per il Ballarin e mi è arrivato qualcosa da Ghini. Sai qualcosa? Perché so che il comune vorrebbe anche, con l'avallo della Salmettese, cercare di fare qualcosa per sistemare questa struttura. Allora, io posso soltanto dire questo, che ci sono tante questioni ataviche, se mi passate il tempo. Prego. Che ci troviamo sul come, tavolo. Come no? Io, tra l'altro, insieme al vice sindaco facciamo sempre il giro di tutti i quartieri, io ho anche la delega alla partecipazione, e quindi l'abbiamo visto. A volte c'è un refrain di tante cose che sono ferme da 30 anni. Sì.
Ma questo non deve essere una scusante o un alibi, perché prima o poi se uno mai le affronta, mai le risolve. Mai lo risolve, però esatto. È chiaro che se uno nei 5 anni magari deve risolvere 5-6 questioni che stanno lì ferme da 15, 20, 30 anni, è un problema. Tra le varie cose, soprattutto per la zona nord, c'è la questione Ballarin. La questione Ballarin è una questione molto complessa. Lo sappiamo. Perché legata al Ballarin c'è tutto un discorso legato al nostalgico della San Benedettese. Anch'io sono un tifoso della San Benedettese, certo. Anzi, però ci tengo, però non è chiaro c'è che solo va risolto, quello, esatto. Va risolto, perché comunque a livello urbanistico è oggettivamente una bruttura. Io penso che sì, possiamo esatto. convenire. No, stando questo. Proprio all'ingresso e nord della città. All'ingresso nord della città, quindi il quartiere San Filippo, anche lì vorrebbe che si decidesse in qualche maniera. Coloro che c'hanno, che fanno parte dell'associazione del Carnevale hanno anche l'esigenza, no, di chiedere, vedere come si risolve. Certo, certo. So che ci sono stati diversi incontri, tra l'altro in passato sono stati presentati anche molti progetti, sì, sono 6 o 7. Siamo stati presenti anche noi. Di recente la San Benedettese ha manifestato un interesse a utilizzare il terreno, perché c'è penuria di campi, non sembra, San Benedetto sembra, esatto, tutto un campo sportivo, eppure però non basta. Esatto. E quindi c'è stato questo interessamento. Ci sono stati diversi contatti, non so quanto concreti, perché poi insomma lì la San Benedettese Calcio giustamente ha anche un core business da rispettare, certo. Non è che poi chiaramente farà qualcosa di concerto con l'amministrazione, ma l'oggetto principale è avere un campo. Esatto. Ieri si sono incontrati, c'era l'assessore Tassotti e il sindaco. So che c'è stato qualche elemento in più, nel senso da sviluppare con gli uffici, e c'è la volontà magari di vedere se a stretto giro possiamo concretizzare qualcosa. Io personalmente a quel tavolo non ero presente, so che però ci sono delle news. Tra l'altro stasera abbiamo la riunione di maggioranza, è probabile che qualcosa si torni a prendere posizione anche su questa situazione, perché effettivamente torniamo adesso verso la stagione estiva e quindi anche qui avremo il solito ennesimo problema. Io credo, spero che comunque un intervento sia abbastanza celere, perché poi parliamoci chiaro, le idee, i progetti, se però non li concretizziamo, esatto, rischiamo che fra 2 o 3 anni siamo ancora lì, esatto. Quello probabilmente delle tante questioni ataviche, questa forse a livello di immagine, a livello di situazione proprio oggettivamente sentita, forse è una delle principali, probabilmente. Vabbè, io me lo auguro, anche perché so che Fedeli, tramite il suo facente funzione, il direttore generale Andrea Gianni, l'avvocato, ha avuto diversi incontri, anche perché Fedeli giustamente dice: perché noi dobbiamo sempre elemosinare un campo nelle zone limitrofe in Abruzzo, perché no, per non rovinare il Riviera delle Palme, oppure bisogna sempre intervallarsi col campo Europa, il campo Berlini, con altre società, perché purtroppo, dicevi tu, è una storia di sempre, non abbiamo altre strutture. Quindi può darsi che Fedeli mantenga le sue promesse di rimanere a Sameto, questa cosa si possa fare, non a breve scadenza, ma io credo che nell'immediato non è una cosa nell'immediato, però io ritengo che Fedeli sia una persona seria, che se dice una cosa la mantiene. Noi comunque dal nostro canto abbiamo la volontà, certo, di affrontare, certo, la questione, perché, certo, è evidente che comunque va affrontata. Chiaro che però vanno viste un po' le situazioni. È vero che il mando del Riviera, tra l'altro, è un mando che soffre. Tra l'altro adesso dovremmo procedere tra l'altro con riseminare tutto, sì, quanto. Sì, da parte delle coserve. Esattamente, proprio perché è evidente che insomma il manto, per quanto è bello l'impianto, il manto un po' lascia un po' a desiderare. No, anche perché un conto è l'erba sintetica e un conto è l'erba vera. L'erba vera va gestita, adesso con i caldi va anche annaffiata, curata settimanalmente. Cioè è un impegno, certo, poi, certo, con la copertura che ha il nostro stadio, diciamo il sole che potrebbe aiutare un po' a far germogliare meglio, certo, essere, certo, un po', certo, più vigorosa, magari ha anche questa difficoltà ulteriore. Però ripeto, io credo che il sindaco questa cosa ha riferito più volte che intende affrontarla, però bisogna darci un tempo congruo, certo, congruo, certo, nel senso, per evitare di fare scivoloni che poi non beneficia né la San Benedetto, esatto, di Calcio né tanto meno, non va a nessun fine, però bisogna stringere sicuramente. Andrea, mi ha fatto molto piacere, sono contento, perché anziché di farti tante domande, sei stato tu, hai fatto proprio un elenco, e poi ti faccio anche non l'imbocca al lupo, pensi un buon lavoro, visto che il prossimo 12 andrete in commissione, maggioranza opposizione, in consiglio, e per giustamente mettere nero su bianco, perché sono le problematiche e non solo, diciamo, la quotidianità San Benedettese.
Sì, il 12 sarà un appuntamento importante. Io ripeto, avendo quella delega particolare, diciamo così, fra virgolette, delle finanze e del bilancio, chiaramente ogni consiglio è sempre un po' un punto, non dico dolente, però un punto da affrontare, certo, dove chiaramente l'opposizione fa la propria opera, esatto, ed è giusto che sia così. Vuol sapere, deve, vedere, toccare con mano, esatto. Ma giustamente, deve sapere, deve poter dire e poter anche eventualmente rappresentare una cosa che non certo. Il mio dovere, a nome dell'amministrazione, dare delle risposte laddove chiaramente nei limiti del possibile, esatto, risposte esaurienti e che possano insomma giustificare l'indirizzo amministrativo nell'interesse della città. Questo è sicuro che lo vogliamo fare e lo faremo insomma. Allora, il salotto è sempre a disposizione, grazie, quando vuoi, grazie, tornare a trovarci per presentare delle cose importanti oppure che c'è un qualcosa, diciamo, stiamo per fare questo, noi siamo sempre a disposizione. Io vi ringrazio. Grazie della visita e buon lavoro, Andrea. Grazie e buon lavoro anche a voi, buona giornata.